il matematico Gregorio Ricci Curbastro? La mia rappresentazione di come ho immaginato Gregorio Ricci Curbastro quando ebbe l'intuizione di studiare i tensori. Come potete vedere, l'ho raffigurato in una fisionomia giovanile, anche se lui è molto conosciuto in tarda età, baffi, capelli bianchi, eccetera. Perché io ho voluto fare un monumento che lo raffigura giovane? Perché credo che le intuizioni sul quale puoi lavorare tutta quanta la vita quasi sempre ti vengono in età giovanile, dai 20, 25, 30 anni. Hai l'input di quelle cose importanti, fondamentali, per il quale poi rendi il tempo che ti resta nella vita tutto a disposizione di quell'approfondimento. Ricci Curbastro, come vedete, appoggia su un basamento. Lui è su un basamento fatto a spirale. Il basamento sta a simboleggiare l'energia che lui dice che c'è in qualsiasi particella. Come dicevo prima, a parte l'altezza, la larghezza e la profondità, c'è un movimento. Questo basamento spirale è il movimento che simboleggia la sua intuizione. E il numero 4 che lui fa con la mano sta a simboleggiare questo movimento che lui ha intuito che c'era e ha dimostrato matematicamente. Lui, Gregorio Ricci Curbastro, ha fatto uno studio matematico sui famosi tensori che sono state una parte fondamentale per permettere ad Albert Einstein di completare la sua teoria della relatività. Essendo Einstein un fisico, era andato in crisi profonda e se qualcuno gli avesse indicato di parlare con questo signore, Gregorio Ricci Curbastro, che essendo un matematico aveva già fatto uno studio per i fatti suoi su questi tensori, noi ora chi è Albert Einstein? Non lo sapremo assolutamente, perché se non c'era questo signore qui a dargli quel pezzettino finale, Einstein era in una depressione che forse da lì non sarebbe neanche uscito. E invece, grazie a questo signore, lui ha fatto la sua teoria della relatività e noi oggi nel mondo, la tecnologia che ci sta attorno, di cui disponiamo, è anche grazie a questo signore qui. Che, come tanti grandi, vengono altamente ignorati. Verrà ignorato anche questo nostro compatriota di grandezza internazionale? Forse sì, forse no. Io, da parte mia, il mio contributo l'ho dato. L'architetto Sergio Agostini ha dato l'input per fare questo monumento. Ora sta a chi ha la possibilità di avere i soldi e una ubicazione pubblica per poterlo mettere. In un eventuale monumento in bronzo, questa giacca sarà fatta in bronzo, ma tutti i numeri saranno colorati con un colore diverso, in modo che guardandolo si avrà una sensazione di armonia, di vibrazione, di colore, di vita, qualche cosa che spazzi via quell'idea polverosa dell'Ottocento, ma lo renda contemporaneo a noi. L'idea che lui ha avuto nell'Ottocento è contemporanea a noi. Sarà con noi nel futuro, è un classico. Spero che questo mio bozzetto del monumento abbia una fortuna maggiore di quella che è stata la sua fama, parlo a livello popolare, perché a livello internazionale tra i matematici era considerato il numero uno nel suo tempo, ma a livello di popolarità mondiale non ha avuto una grande fortuna. Spero che questo monumento gli renda grazia. Quando Albert Einstein presentò la teoria della relatività al mondo matematico per la prima volta ufficialmente, prima di iniziare la sua dimostrazione, la sua presentazione sulla teoria della relatività, disse delle parole di ringraziamento nei confronti di Gregorio Ricci Curbastro, che era il presidente e in più era anche il matematico che gli aveva permesso di completare lo studio della teoria sulla relatività. Per cui qui andrà messa la ceramica fredda, il volto di Einstein, con la frase di ringraziamento che è scritta, dove lui ufficialmente riconosce a Ricci Curbastro l'apporto fondamentale che gli ha dato per questa teoria della relatività.
E poi ovviamente anche i nomi degli altri sponsor e quelli che contribuiranno in maniera importante a far sì che la gente possa ritrovarsi a considerare questo essere umano e domandarsi chi era. Che era di una modernità incredibile ed è grazie a lui che la teoria della relatività è stata applicata a tutta la tecnologia che oggi ci accompagna. Comunque questo è il bozzetto che io ho fatto, spero che abbia miglior fortuna di quello che hai avuto in vita e spero anch'io di avere più fama prima di arrivare alla conclusione della mia vita. È comunque bellissimo provarci, anche se qualche soddisfazione non guasterebbe dopo 30 anni di qualità che viene offerta e ci si dice che se ne poteva fare benissimo o meno. La tua presentazione mi pare che vada bene. Però ritengo opportuno aggiungere qualche elemento che possono, per un attimo, è vero, farci riflettere sul valore di questa grande scoperta. Se noi infatti pensiamo al futuro dell'umanità e noi crediamo in quanti sostengono che i 6 miliardi e mezzo di uomini fra 50 anni saranno 12 o 13 miliardi e probabilmente nella Terra noi avremo 17-18 miliardi di persone, in un mondo così complesso del futuro, dove i problemi dell'alimentazione saranno immensi, dove i problemi dell'acqua saranno altrettanto gravi, dove la necessità di movimento sarà immensa, dove i redditi di queste popolazioni aumenteranno, per cui i problemi delle energie saranno fondamentali, dove però le teorie atomiche saranno arrivate al punto di poter perfezionare le grandi fabbriche che producono energia, ottenendo energia pulita, in questa situazione noi ci rendiamo conto come l'intuizione matematica di Ricci abbia segnato un punto fondamentale per lo sviluppo della umanità. E qui mi fermo per non fare della retorica, però da vecchio insegnante ogni tanto guardo come vanno i ragazzi a scuola e purtroppo devo notare che in Italia degli ingegneri dell'università ne escono pochi. Che in Italia noi utilizziamo ingegneri che vengono dall'India, vengono da altri paesi, perché gli studi della matematica sono trascurati, sono certamente difficili, esigono da una parte dei professori ben specializzati, esigono da una parte, è vero, fatica per elaborare e per arrivare ad intuire queste teorie moderne. Però questi esempi ci devono servire perché le vie della matematica sono ancora molto interessanti e molto importanti per lo sviluppo dell'umanità. Ora, non consideratemi un ingenuo umanista, sono però un italiano che ha la fortuna di passare nei musei, nelle pinacoteche, dove ho la fortuna di vedere centinaia e centinaia di opere d'arte che hanno un valore umanistico. Ora, il pensare all'umanità, in fondo, è un volere continuare a nostro modo quello che è il Rinascimento. Dico bene? Benissimo.